Salvo, mi fai lavorare anche di domenica. Allora, ascolta bene, è un esercizio molto molto difficile, quindi seguilo pedissequamente. Allora, con la mano destra vai solo di pollice e indice. L'esercizio è questo. Eccetera, eccetera. Le dita non si devono staccare dal manico, non devi fare mai questo, ok? Quindi devono sempre guardare i tasti in questo modo. Poi ovviamente anche con 2 e 3. Eccetera, eccetera. Allora te lo faccio vedere molto lentamente. Prima con queste due dita. Ah, ovviamente un dito suona su una corda e l'altro su quella di sotto, ok? Sono sempre due tasti, poi si scende. Poi quando si scende di nuovo, non saranno queste due, ma queste due. Ok? Quindi questo va qua. Poi si torna indietro. Di nuovo. E di nuovo qua. Ok, ripeto. La formula è questa. Quando sale, ripete la corda. Avevo fatto così. Adesso è. È la stessa nota, la stessa nota, stessa nota. Ok, guarda. Eccetera, eccetera. Puoi arrivare fino al decimo, ma anche il dodicesimo se hai il cutaway qui, hai la spalla mancante. Oppure anche fino al decimo va benissimo. Allora, qual è la particolarità di questi esercizi? Non devi fare così. Cioè, la mano non deve fare questi movimenti, ma si deve muovere parallelamente in questo modo. Vedi? Le dita praticamente non si alzano mai dalla tastiera. Altrimenti non potrei mai farlo velocemente, è impossibile fare. È impossibile. Ok? La stessa cosa si può fare con il 2-3. Partiamo dal secondo tasto, non dal primo. Stavolta sarà 2-4, quindi stavolta andrei 4, eh? Eccetera, eccetera. Ok, sono esercizi un po' difficili, fammi sapere come va. Una volta che hai capito la diteggiatura, praticamente si possono applicare. C'è tutta una serie di Abel Carlevaro, mi sembra il quaderno 3, perché sono quattro quaderni, che spiegano un po' tutti questi esercizi. Alcuni sono veramente interessanti. Sui trasporti paralleli sulla chitarra servono appunto ad imparare a tenere le dita che guardano la tastiera e non che vanno indietro. Perché un passaggio, un dito che deve suonare, non deve portare la mano indietro, ma deve sempre guardare la tastiera. Questo è il segreto della velocità, ok? La velocità non è un movimento veloce, ma il saper stare già pronti, preparati sulla tastiera. Ti dico solo questo, io faccio un esempio stupido ai miei allievi più piccolini. Dico, se siamo in una classe e c'è uno ciccione vicino alla porta e c'è invece uno atleta con un fisico atletico, no? Seduto all'ultimo banco, se suona la campanella, chi esce prima? Il ciccione. Perché è più veloce? No, perché è più preparato, sta già vicino alla porta. Ok?
Ok, con questa stupidaggine vi saluto. Ciao Salvo, fammi sapere.